Tanto Luca, adesso faremo gli accertamenti del caso per capire cosa sia successo. Speriamo nulla di grave, ma dobbiamo attendere. Sull'atteggiamento di Saraniti, poteva anche starci inizialmente il fatto che era da parecchio che non giocava e quindi ci metteva un po' di più a trovare il giusto atteggiamento in campo, però sul fallo magari è stato un po' ingenuo, però l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo non è stato quello che a me piace e che solitamente siamo in grado di fare. Il Monopoli ha iniziato a portare avanti il pallone e noi, anziché andare avanti, ci siamo adattati alle loro condizioni, cosa che doveva essere il contrario. Saraniti, per caratteristiche, è il vice Luca. Poi vedremo quali saranno le condizioni di Lorenzo, quali saranno le condizioni di Saraniti e vedremo il da farsi. Per quanto riguarda il ritmo gara, solitamente lo dà chi ha la palla. Il Monopoli per tutto il primo tempo ci ha fatto manovrare, si è rintanato nella sua metà campo per scelta. In questo caso hai voglia di dare ritmo alla gara, se non ti vengono a prendere devi tenere, anzi siamo stati molto pazienti, cosa che ho chiesto, e abbastanza lucidi nel non forzare le giocate. Poi nel secondo tempo invece era lì che dovevamo alzare i ritmi, perché loro si sono alzati e noi invece abbiamo perso le distanze e qualche volta abbiamo subito qualche imbucata diretta, cosa che non deve succedere. Sul primo gol, la punizione non credo che Pelagotti possa fare qualcosa. Non l'ho rivista perché solitamente non mi va di dare giudizi senza che la rivedo. Però mi è sembrato un tiro violento e poi sotto l'incrocio dei pali, anche se verso palo. Però la devo rivedere, quindi non so che dirle.